E allora it's time to main event, il main event della TV Week Assicurazione e Risparmio, una settimana che si conclude dunque oggi con questo appuntamento. Molte le tavole rotonde che abbiamo affrontato durante questa settimana, molti i temi che abbiamo approfondito e lo faremo anche oggi appunto con questa tavola rotonda, con questo main event, The New Insurance Era verso un'assicurazione antifragile. Questo è il titolo che vedete anche qui sotto, per cercare un po' di capire che direzione prende insomma il settore in una situazione delicata, particolare, inedita per certi versi. Se guardiamo nel lungo periodo, nel breve, in realtà l'abbiamo già vissuta in qualche modo, anzi, insomma, abbiamo vissuto anche un momento più estremo di questo a livello di lockdown, a livello di paralisi totale. E allora quello che deriva, insomma, dall'emergenza sanitaria, quindi la grande instabilità e incertezza, parole che avete ormai sentito fin troppo spesso, insomma, in questi ultimi mesi, che cosa, come vanno a declinare, insomma, i nuovi movimenti, le nuove strategie da parte delle compagnie assicurative e non soltanto. Affrontiamo questi temi con Dario Giovara, direttore generale Ergo Assicurazione Viaggi. Dario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a Walter Trevisani, direttore generale Cattolica Assicurazioni. Walter, grazie per essere qui con noi. Un Grazie a voi, buongiorno. saluto a Massimo Michaud, presidente Cineas. Massimo, grazie per la disponibilità. Buongiorno. E un saluto anche e un ringraziamento a Maurizio Cappiello, amministratore delegato Poste Assicura e direttore generale Poste Vita. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Perfetto, allora vedo insomma che siete pronti, l'audio, la qualità audio è buona e anche insomma gli spazi insomma che avete scelto sono sicuramente ben predisposto insomma per questa nostra chiacchierata. Dicevamo, grande instabilità e incertezza portata dall'emergenza sanitaria che ha spinto in questi ultimi mesi tutti gli attori del comparto assicurativo a rispondere in maniera repentina, in maniera veloce alle nuove esigenze dei clienti in questo nuovo contesto. Compagnie, partners, intermediari hanno dovuto ripensare in modo sistematico, si sa, i propri processi al fine di garantire la continuità del business, la fiducia anche ovviamente dei propri clienti sulle proprie attività, dimostrandosi a tutti gli effetti resilienti, altra parola che abbiamo sentito spesso insomma durante questi ultimi mesi. In questo scenario che si prospetta sempre più caratterizzato, e qui torniamo alle parole chiave, alle keywords, volatilità, incertezza, complessività e anche, chiedo scusa, complessità e ambiguità, riassumibile per qualcuno nell'acronimo VUCA, quali iniziative, questo è il primo punto da cui partiremo, possono aiutare le compagnie non solo a fronteggiare l'emergenza, ma a crescere e vivere da protagonista il cambiamento in atto. Partiamo da qui, insomma, questa dunque è la domanda a cui proveremo a dare risposta oggi assieme ai nostri ospiti, con i quali individueremo alcune delle possibili strategie che le compagnie possono mettere in atto per diventare realtà a tutti gli effetti, appunto, e torniamo anche al nostro titolo, Antifragili. E allora, io partirei da Massimo Michaud, presidente Use Your Data, e al quale chiedo, dall'inizio dell'emergenza, come si è evoluta la percezione delle persone verso il rischio assicurativo e come sono cambiate le aspettative dei clienti nei confronti delle compagnie assicurative? Questa è una domanda che possiamo poi rivolgere anche a Maurizio Cappiello, ma partiamo da Massimo Michaud. Prego, presidente. Buongiorno, grazie. Allora, io penso che in questo momento ci sono stati tre impatti. Il primo impatto è stato sulla sensibilità a rischio, il secondo sulla priorità di copertura e il terzo sulle modalità di copertura. Per quanto riguarda la sensibilità a rischio è cresciuta moltissimo perché, come sempre, quando c'è un evento grave, le persone si rendono conto che il rischio esisteva e che si materializza. E quindi, dal punto di vista del mondo assicurativo, significa possibilmente un'opportunità di far comprendere come esiste un ruolo importante dell'assicurazione in questo ambito. Dal punto di vista delle coperture, alcune coperture che magari erano un pochino meno ritenute meno centrali o comunque meno conosciute, sono diventate importanti. Pensiamo ai danni indiretti per le imprese, pensiamo alla salute e a tutto quello che ha comportato
questa esperienza. E poi c'è un impatto sulle modalità di copertura, perché se prendiamo per esempio la salute, si sono andati sviluppando non solo le garanzie ma anche i servizi, e quindi per esempio molte compagnie hanno cominciato ad offrire servizi di teleconsulto, servizi di operatività a distanza, servizi di telemedicina, ovvero tutte quelle attività che sono di contorno magari all'attività assicurativa ma che diventano centrali in un momento in cui non si può essere a contatto. Quindi c'è un'evoluzione generale della sensibilità, e questa evoluzione generale alla sensibilità oggi va sfruttata per aiutare le persone a comprendere meglio il ruolo dell'assicurazione nella società. E allora vediamo, come detto, la stessa domanda la rivolgerei anche a Maurizio Cappiello, amministratore delegato Poste Assicure e direttore generale Poste Vita. Vediamo se ci sono delle analogie, probabilmente sì, e anche se individuiamo insomma anche ulteriori fattori, ulteriori spunti insomma di riflessione. Prego Maurizio. Sì, grazie. Io partirei da un dato che è importantissimo. Il dato importantissimo è che noi italiani a livello europeo siamo, nel mondo delle assicurazioni danni non auto, quelli meno assicurati di tutti. Basti pensare che la spesa in questo settore è lo 0,9% rispetto ad altre comunità, altri paesi che superano abbondantemente il 2%. Quindi partiamo già da un punto di riflessione. Gli italiani si assicurano poco perché aspettano e hanno sicuramente un'attenzione nei momenti del bisogno di rivolgersi alle strutture statali. Stiamo vivendo evidentemente un momento che sta facendo fare tantissime riflessioni. I tre punti che accomunano quello che ha detto il dottor Michaud sono appunto come valorizzare il ruolo verso le famiglie e le aziende, soprattutto come adeguare l'offerta ai nuovi bisogni e capire il canale dove poter dare questi servizi ai clienti. Ma perché questo? Perché con questa emergenza molti italiani hanno cominciato a pensare che il primo punto importante su cui riflettere, e sono il 67% degli intervistati rispetto a una survey che noi abbiamo fatto, è avere cure adeguate durante la malattia. Il 44,8% si pone la domanda di come proteggere i propri risparmi, e la preoccupazione verso il non poter affrontare una situazione di bisogno è aumentata. Il 70,6% degli italiani sono preoccupati. No? Oggi sentiamo tutti che in questa nuova emergenza purtroppo altri tipi di cure sono messe in secondo ordine rispetto al Covid. E quindi quello di avere un rimborso spese mediche per potermi rivolgere a una struttura privata sta diventando veramente un punto di riflessione importante. E qui dovremmo riflettere come portare questa conoscenza ai cittadini italiani e come creare quei servizi che diceva appunto il dottor Michaud, tali da renderli confidenti che nel momento del bisogno le compagnie ci sono. Bene, abbiamo anche snocciolato qualche dato e che ci aiuta insomma a comprendere ancora meglio la situazione che appunto stiamo vivendo e l'approccio evidentemente degli italiani appunto all'assicurazione. Prima abbiamo citato insomma come gli italiani siano siano quelli che spendono meno insomma in Europa sull'assicurazione. Ricordo uno 0,9% se non vado errato rispetto magari a percentuali più alte che possiamo trovare altrove. Vado da Walter Trevisani, che è condirettore generale Gruppo Cattolica Assicurazione. Direttore, le chiedo come si stanno evolvendo le abitudini dei clienti assicurativi e quali sono i trend in termini di comportamento, insomma, sui quali le compagnie dovrebbero o magari si stanno già concentrando. Grazie. Io credo che l'emergenza sanitaria in atto imponga al settore assicurativo l'accelerazione di un processo di cambiamento lungo una serie di trends che erano già presenti prima del Covid, ma che ora diventano più pressanti.
Io penso che siano cinque fondamentalmente i macro trend che stanno avendo luogo in questo momento. Il primo dei quali è certamente caratterizzato da un cambiamento del comportamento dei nostri clienti. Ogni giorno che passa possiamo osservare come i nostri clienti sono molto attenti nella ricerca di un bilanciamento ottimale tra prezzo, esperienza d'acquisto e personalizzazione. Un secondo aspetto è relativo alle modalità di lavoro. Lo smart working è un nuovo modello di organizzazione del lavoro fondato sulla collaborazione e sulla definizione di obiettivi precisi. Però è anche un modello che impone un ripensamento dei tempi e degli spazi entro i quali effettuare la prestazione lavorativa. Per l'industria assicurativa questo impone un'enfatizzazione, un rafforzamento del concetto di assistenza e di vicinanza al cliente. Crescono i servizi digitali, la digitalizzazione sta prendendo piede sulla base di ritmi particolarmente accentuati. Abbiamo letto che durante il periodo del lockdown in primavera 2 milioni di italiani hanno dichiarato di essersi serviti per la prima volta della rete per l'effettuazione dei loro acquisti. Gli acquirenti abituali che si servono del web sono 35 milioni e questo indubbiamente ha delle ripercussioni molto importanti anche nell'ambito del nostro settore, con la digitalizzazione, l'artificial intelligence che deve estendersi e che si sta estendendo in un numero crescente di componenti della nostra catena del valore. Il quarto questo sulla elemento, digitalizzazione, chiedo scusa se la interrompo, è un tema direi chiave che più avanti direi che possiamo anche approfondire in maniera più completa anche magari con gli altri ospiti in studio, ma ovviamente le faccio concludere certo. Il ragionamento, direttore. La quarta tendenza è quella che ha citato Massimo Michaud prima e che si traduce in una sempre maggiore sensibilità del mercato nei confronti del wellness e della salute. Ed ieri la notizia secondo la quale nel 2020 in Italia le vendite online dei prodotti wellness e farma sono state pari a 1,2 miliardi di euro, l'87% in più rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso. Il quinto elemento che dobbiamo assolutamente fattorizzare è certamente rappresentato dal fatto che la tecnologia, da un lato, aiuta le imprese a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei loro modelli operativi, ma porta con sé anche nuovi rischi che necessitano quindi di trattamenti assicurativi adeguati, e tra questi i rischi cyber. La mia compagnia Cattolica nel corso degli ultimi mesi ha lanciato un prodotto Cattolica and Cyber Risk destinato proprio a coprire queste tipologie. Credo che in sintesi la nostra industria dovrà necessariamente assecondare il cambiamento in corso, accelerando il passaggio da quel paradigma classico danno risarcimento al quale ci siamo informati per anni e andare verso un concetto di protezione e servizio. E l'elemento abilitante per autonomasia nello svolgimento di questa attività, nel promuovere questo cambiamento, sarà certamente rappresentato da un uso più esteso e più sofisticato dei dati e delle tecniche dei data analytics. Impressionante il dato che ci ha ricordato sul tema del wellness, che è uno dei 5 punti che ci ha appena elencato, 1,2 miliardi, 87% in più rispetto all'anno scorso. Praticamente wellness is the new technology, cioè prima si tendeva a dire ok, si tendeva, la realtà è proprio questa, ognuno ha un cellulare per intendersi, ognuno ha anche probabilmente un personal computer o un laptop, insomma adesso possiamo anche aggiungere che ognuno di noi spende una discreta quantità di denaro per appunto la salute, il wellness, che poi si può declinare in tanti modi, dalla palestra alla corsa, insomma, o anche a un'alimentazione che tende più a essere sana, insomma, di quanto magari poteva esserlo prima. Ma anche su questo argomento possiamo poi magari chiedo scusa, tornarci
Io direi che a questo punto possiamo andare a toccare anche l'argomento assicurazione viaggi, e quindi inevitabilmente vado da Dario Giovara, che è il direttore generale di Ergo Assicurazioni Viaggi, e io le chiedo, direttore, in 8 mesi, in soli 8 mesi, oserei dire, si è completamente cambiato il modo di spostarsi e muoversi delle persone. Come cambierà, come evolverà il concetto di mobilità nei prossimi 2-3 anni, insomma, e come il mercato assicurativo potrà rispondere a questo radicale cambiamento, un cambiamento che abbiamo visto subito molto forte a partire da giugno, quando, insomma, dopo il blocco totale c'è stato un tentativo di ripresa dei viaggi, forse timido, e anche in virtù del fatto che, insomma, diverse compagnie viaggi, compagnie aeree ad esempio, hanno dovuto anche loro affrontare i loro problemi, e quindi si sono generate delle situazioni sicuramente inedite. A lei la parola, direttore. Beh, innanzitutto, più che, giusto per fare un'osservazione, più che cambiato il mondo dei viaggi, la gente proprio non viaggia più. Quindi okay. Noi abbiamo sperimentato un calo della domanda drammatico. Perché essendo comunque un'industria che si rivolge a un'industria di servizi come quella dei viaggi, per noi assicurazioni, anche se dovessimo regalare le polizze, ci troviamo davanti quindi a un problema, diciamo, di mancanza di domanda. E questo chiaramente ha messo un po' in crisi, al di là di tutti quanti gli operatori turistici, anche chi come noi fa servizio a questo tipo di operazioni e ci sta comunque spingendo a interrogarci su quali saranno poi gli andamenti di questo tipo di mercato qua, che è un mercato, ricordo, di nicchia. Il mercato di assicurazione viaggi in Italia, secondo i nostri calcoli, perché non ci sono dati ufficiali, vale intorno ai 400 milioni di euro, che vuol dire un po' meno del mercato cauzioni e forse un po' più del mercato grandine, quindi un mercato molto di nicchia. È un mercato dominato dagli intermediari, nel senso che la grande parte delle polizze viene venduta da agenzie di viaggio, da tour operator, da anche agenti di assicurazioni. Un mercato che è fatto di polizze individuali, il concetto della polizza annuale in questo segmento qua non ha ancora preso in Italia come in altri mercati europei, quindi la gente compra il viaggio quando ha il bisogno dell'assicurazione del viaggio, quando ha il bisogno del viaggio. Ed è ancora, diciamo, un mercato che vede molto lo schema del quello che chiamiamo B2B2C, quindi noi siamo al servizio di altri operatori che sono in contatto col consumatore. Quindi non abbiamo ancora, come si può dire, al di là del fatto che le piattaforme B2C si stanno allargando, che tutte le compagnie hanno brand che vendono polizze viaggi online, il grosso è ancora filtrato dal canale di distribuzione. Quindi quello che alla fine, sicuramente abbiamo visto e che hanno già illustrato i colleghi, è che questa emergenza ha sicuramente aumentato la sensibilità e il bisogno di copertura, e questo secondo me è, diciamo, il lato positivo della crisi, perché va a intaccare quell'elemento di sottoassicurazione che caratterizza tutto il settore, ed in particolare anche il settore dell'assicurazione viaggi, no? Quindi creando una sensibilità su cui bisogna essere poi consapevoli, e da qui un adeguamento di prodotto, come chiaramente l'adeguamento anche alla copertura della pandemia, che per il settore viaggi era un settore, diciamo, off limit, nel senso che comunque prima della pandemia le coperture che riguardavano, quindi abbiamo visto in anni precedenti come la SARS o comunque la viaria, erano comunque coperture escluse dalle nostre polizze. Quindi tutti questi trend chiaramente ci hanno posto un po' nella necessità di investigare molto quali sono i bisogni dei clienti, e di quindi cercare di capire, al di là di come funziona il mercato della distribuzione, che era un po' come si può dire, il primo approccio che avevano le compagnie verso questo tipo di segmento qua, quindi cercare di capire come distribuire i prodotti, adesso il focus è spostato completamente sul bisogno, quindi capire qual è il bisogno assicurativo, curare ovviamente il prodotto, e poi solo un secondo, in un ultimo momento, trovare poi il canale distributivo. Quindi il primo effetto secondo me è stato un po' capovolgere questa dinamica di distribuzione assicurativa, che vedeva prima privilegiare il canale distributivo e capire come posizionarsi e come sfruttare meglio i canali distributivi esistenti. Adesso il focus è fortissimo invece sulle esigenze del cliente, quindi allargando l'offerta di prodotto, adeguando ovviamente con i nuovi bisogni e cercando anche di colmare quel gap che anche altri colleghi hanno segnalato,
di bisogno di assistenza. L'assistenza sta crescendo in doppia cifra rispetto agli altri mercati, c'è questo bisogno di servizi estesi per quanto riguarda gli assicuratori, e questo per noi che ci occupiamo fondamentalmente di clienti in mobilità è una grande opportunità, perché coglie secondo me un bisogno specifico, un momento momento storico anche particolare, dove chiaramente l'intervento del privato è maggiore rispetto a quello dell'intervento pubblico, c'è un po' di domande, cioè il pubblico sta un po' demandando anche l'assistenza al settore privato, e questo ci permette, almeno secondo noi, di andare a spostare l'ottica non solo dal singolo viaggio, quindi dall'esigenza della singola vacanza, ma proprio a trasferire introdurre un concetto di assicurazione dei servizi in mobilità. Quindi, direttore, se non ho capito male, può essere che l'approccio del cliente, rimango sempre su questa domanda, lei giustamente ha detto all'inizio si è smesso di viaggiare dopo quello che è successo e in vista anche di quello che sta tuttora succedendo. Quando si è provato a tornare a viaggiare, c'è quindi un'esigenza, è cresciuta l'esigenza di avere un'assicurazione sul proprio viaggio rispetto a prima? Cioè, e può essere un trend che può durare, insomma, anche da qui ai prossimi anni, insomma, al prossimo breve medio periodo, quando si tornerà a viaggiare, corretto? Assolutamente corretto. Noi abbiamo confrontato i numeri, diciamo, dell'industria del turismo con le proiezioni del mercato assicurativo. Il turismo purtroppo paga perdite fatturate, diciamo, dal 70 all'80%, quindi sì. Collegato anche a, quindi questo è un po' il macro dato, quindi tre quarti del business quest'anno è andato, e pensiamo che tornerà a livello nel 2023. L'industria di assicurazione viaggi sconta sicuramente, ma la stima è, diciamo, tra il 40 e il 50%. Questo vuol dire che la gente viaggia molto di meno, ma si assicura molto di più. E allora, perfetto, insomma, abbiamo anche fatto una chiarezza su questo argomento. Io andrei, come anche un po' anticipato, ad approfondire il tema della digitalizzazione, che è un altro tema sicuramente forte e importante. Lo stato di emergenza ha accelerato un processo di digitalizzazione, il famoso acceleratore, insomma, che spesso consideriamo come tale, che di fatto era già in atto ben prima, insomma, dello scoppio della pandemia, il processo di digitalizzazione. Digital che si è rivelato asset essenziale per dare supporto alle compagnie e alle reti nello stare accanto ai propri clienti anche a distanza. Peraltro mi viene un po' da sorridere, perché il Covid accelera, ma noi, causa lockdown, per quanto mirati, rimaniamo fermi, anche in virtù del fatto che, come diceva Dario Giovara, insomma, si viaggia sempre meno. E allora, quali sono le evoluzioni, tornando al digitale, che vivremo adesso, su quali ambiti, insomma, la leva del digitale si rivelerà particolarmente strategica? Io tornerei da chi per primo, diciamo così, ha focalizzato questo aspetto, e cioè Walter Trevisani, che, come detto, è condirettore generale Gruppo Cattolica Assicurazioni, che peraltro sta intraprendendo un processo profondo di trasformazione digitale. L'obiettivo esplicito è di diventare un vero e proprio data driven company, e allora, in questo scenario in cui il cambiamento è la parola chiave, in quali ambiti un utilizzo cosciente del data e l'applicazione di Advanced Predictive Analytics possono aiutare maggiormente le compagnie? Prego, dottor Trevisani. Grazie. Il nostro settore sta vivendo in questi anni una convergenza sempre più spinta, sempre più marcata, tra il core business assicurativo e la tecnologia, e in questo senso la vicinanza a entità big tech o innovative rappresenta certamente un fattore abilitante. È una convergenza che è certamente votata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei nostri progetti, dei nostri processi, però, come diceva Dario Giovara, è massimamente orientata a cercare di capire meglio quali sono le esigenze e i bisogni dei nostri clienti. La digitalizzazione, o meglio ancora l'artificial intelligence, ha sostanzialmente quattro campi di applicazione fondamentali oggi, che sono rappresentati dalla raccolta, analisi e catalogazione dei dati,
da tutto il mondo della customer experience, in particolare dalla messa a punto di sistemi più affinati per l'assunzione dei rischi e per la liquidazione dei sinistri, per la gestione delle attività di back office in modalità di robot automation, e infine il quarto fronte, il quarto aspetto, è quello relativo alla lotta alle frodi. Io sono certo che negli anni a venire potremo assistere ad un allargamento dei campi di applicazione della digitalizzazione dell'artificial intelligence, mano a mano che si passerà dalla fase di sperimentazione a quella di industrializzazione. In questa evoluzione dovremo, gioco forza, tener conto di due aspetti. Da un lato la maturazione della tecnologia e dall'altro anche l'atteggiamento delle autorità di controllo che, come sappiamo, sono molto sensibili sul tema relativo al trattamento e alla gestione dei dati personali. In Cattolica, come lei ha detto, abbiamo lavorato molto nel corso degli ultimi anni e abbiamo aperto svariati cantieri basati per l'appunto sull'utilizzo della digitalizzazione e dell'artificial intelligence. In ambito di customer experience ci siamo adoperati per implementare dei modelli multicanali integrati con lo scopo di rafforzare il rapporto con il cliente. La digitalizzazione può portare dei contributi significativi in tutti i momenti della nostra catena del valore, tra cui anche la distribuzione agenziale. La digitalizzazione non va vista come alternativa rispetto alla distribuzione agenziale, ma può aiutare la gente alleviandolo dalla necessità di svolgere determinate attività di back office e guadagnare del tempo da dedicare all'attività di vendita e post vendita, magari attraverso l'ausilio di tecniche di upselling e cross-selling. È quello che noi abbiamo adottato nell'ambito della nostra compagnia, implementando delle azioni di phygital, così chiamate, ovvero vogliamo salvaguardare l'importanza e la validità del contatto fisico tra il cliente e l'agente, però mettendo a disposizione dell'agente al tempo stesso una serie di applicativi che aumentino l'efficacia del suo agire. Abbiamo poi sviluppato nuovi prodotti telematici di tipo behavioral, dove il prezzo della copertura auto riflette lo stile di guida del cliente. Abbiamo anche noi lavorato per mettere a punto il back office e aumentarne, diciamo, l'efficacia e l'efficienza, e abbiamo lavorato sul fronte frodi sia a livello assuntivo che a livello liquidativo. Questo è un ambito molto importante, in quanto i risparmi che si riescono a ottenere attraverso la lotta alle frodi alla fine si possono tradurre anche in una maggiore competitività dei prezzi che pratichiamo sul mercato e che offriamo al cliente. Tutte queste iniziative rientrano in questo programma che lei ha citato, The Data Driven, in cui la spina dorsale è stata rappresentata dalla creazione di una data platform in cloud, una data platform che abbiamo sviluppato in collaborazione con Google Cloud e che è dedicata al trattamento di dati sia strutturati che non strutturati. Crediamo moltissimo nell'utilizzo sofisticato del dato e delle tecniche di data analytics proprio per elaborare un'offerta che sia il più possibile tagliata su quelle che sono le esigenze e i bisogni dei nostri clienti. E in questo senso crediamo che questo tipo di attività permetterà a Cattolica di cambiare pelle nel corso dei prossimi anni. Vediamo anche come la digitalizzazione inevitabilmente vada a, insomma, in qualche modo si intrecci, insomma, anche con la distribuzione, e in questo caso vado da Maurizio Cappiello, quindi amministratore delegato Poste Assicura, ricordo direttore generale Poste Vita. Alla digitalizzazione spesso accostiamo concetti come velocità e time to market, insomma velocità innanzitutto, d'altronde insomma con il cellulare anche a livello di informazione, noi che facciamo informazione puntiamo molto insomma su chi
comunque porta con sé il proprio cellulare, e quindi invitiamo a chi ci segue soprattutto dallo smartphone, perché oramai si fa tutto da lì, più dallo smartphone che dalla televisione, perché lo smartphone è più immediato, velocità. Tornando alla domanda al dottor Campiello, quali sono le evoluzioni nello specifico, quale evoluzione nello specifico il digitale sta portando nello sviluppo di servizi, e quali nuovi servizi il digitale sta abilitando in risposta all'evoluzione di questo momento? Poi, come detto, anche vediamo anche che cosa si in che modo si declina questa digitalizzazione sulla distribuzione. Però partiamo da Poste Assicura e Poste Vita, quindi tramite Maurizio Campiello. Prego direttore. Sì, grazie. Allora, il tema della digitalizzazione sappiamo tutti che è in discussione da moltissimi anni. Inizialmente la digitalizzazione è stata vista come un facilitatore alla vendita, si è pensato solo alla prima fase, quando in effetti la digitalizzazione ha due fasi: la fase di vendita, di come aiutare i consulenti, come aiutare le reti ad avere sistemi che avvicinino sempre di più i cittadini a formarsi e ad informarsi su quelle che sono le coperture danni non auto. Perché parlo del danni non auto? Perché quando si parla di digitalizzazione dell'auto, per me è un mondo completamente diverso. Noi in Poste non lo facciamo, ma il mondo dell'auto è un mondo di domanda. Andiamo sul mondo dell'offerta. Mondo dell'offerta dove è necessario avvicinare appunto i clienti, i cittadini, con sistemi che possano rendere il percorso della customer experience molto veloce, perché oggi per fare una polizza danni non auto, se mi siedo davanti a un agente o un consulente, magari ho bisogno di tantissimo tempo perché devo prendere tante informazioni. Quindi come mettere insieme tutte queste informazioni, come dare una risposta ai bisogni dei clienti. Basti pensare che noi da un anno, con solo 8 risposte, in 5 minuti riusciamo a dire qual è il bisogno globale del cliente per l'assicurazione danni non auto. Ma il nostro lavoro non finisce lì, il nostro lavoro inizia dopo una vendita, perché, come ci dicevamo, il digitale deve essere soprattutto a supporto, questa è la nostra filosofia, la mia filosofia, del servizio. Cosa ti do nel momento del bisogno? Come posso utilizzare la digitalizzazione per darti assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo facile, in modo chiaro e in modo da indirizzarti velocemente presso strutture o presso centri dove tu hai bisogno di doverti recare? Questa è una fase fondamentale. Molte compagnie ci stanno lavorando. Ovviamente le compagnie che hanno dei TPA sono più avvantaggiate in questo momento rispetto ad altri. Noi abbiamo un TPA, ad esempio, e dobbiamo evidentemente pensare alle tecnologie come ci possono aiutare a dare servizio nel momento del bisogno sanitario. Teleassistenza, telemedicina, ne parlava con prima il dottor Michaud. Questi sono sviluppi importanti per cercare di dare quella vicinanza al cliente nel momento in cui non può muoversi da casa, ha bisogno di parlare con un medico. Ecco, queste sono fasi veramente molto molto importanti, dove ci deve essere molta attenzione a sviluppare sistemi, a sviluppare processi che siano in grado di soddisfare i bisogni dei clienti. Non è una sfida facile, ma si può evidentemente, e dobbiamo andare su questa direzione, perché i cittadini di questo hanno bisogno. Io concludo questo passaggio sulla digitalizzazione, perché sì, devo dire una cosa. Il dottor Michaud è stato il mio amministratore delegato quando io ero un semplice direttore, e lui parlava di telemedicina e teleassistenza 25 anni fa. Quindi io devo dire che c'è già qualcuno come lui che aveva pensato che il mondo sarebbe cambiato. Il vero tema è non pensare sempre al breve, poi magari ne parleremo, ma pensare a quello che potrà accadere, e quindi mettere da oggi in cantiere tutti quei cambiamenti
di sistemi e di processi che possano rispondere ai bisogni dei cittadini. E noi come Poste vogliamo farlo, perché vogliamo essere l'assicuratore per i cittadini italiani, visto che siamo presenti in 13.000 uffici postali, siamo sul territorio, vogliamo andare presso i cittadini e fare formazione, farli comprendere quanto è importante avere sistemi di protezione sanitaria e sistemi di protezione dei propri beni. Beh, dato che l'ha citato in maniera piuttosto anche importante, andrei proprio da Massimo Michaud adesso, non so se immagino non fosse concordato questo... Assolutamente no. È una battuta ovviamente, sto scherzando, ci mancherebbe. Dicevo, rimango da Massimo Michaud a questo punto, e perché risulta dunque evidente il ruolo fondamentale del digitale per le reti di distribuzione, adesso sì. E allora, entrando nel dettaglio, in quale aree specifiche risulta particolarmente strategico attuare un processo di trasformazione digitale della rete? Prego, Presidente. Grazie. Allora, sono un po' imbarazzato e ringrazio Maurizio per questa gentilezza. Beh, è interessante peraltro, insomma, questo aneddoto che ci ha raccontato. No, il fatto, la verità è che tante persone pensano che il mondo assicurativo sia un po' indietro nel mondo dell'innovazione. Quando noi ascoltiamo Walter Trevisani, Maurizio Cappiello, Dario Giovara, capiamo invece che c'è moltissimo che sta andando avanti e c'è un fortissimo fermento, una fortissima trasformazione. E questa si tocca proprio con mano in questo periodo e credo che sia importante. Nel mondo della distribuzione è abbastanza interessante, soprattutto la distribuzione, io qui prendo solo la distribuzione degli agenti dei broker, perché c'è moltissima attenzione all'efficientamento operativo. Ci sono due aree, c'è l'efficientamento operativo e c'è il supporto all'azione commerciale. Per quanto riguarda l'efficientamento operativo c'è un fortissima attenzione, anche perché io ho fatto un'esperienza di questo genere qualche anno fa e mi sono accorto che purtroppo operare in un'agenzia è un po' operare in una specie di bolgia dantesca, nel senso che ci sono talmente tanti adempimenti piccoli, noiosi, ma assolutamente necessari che bisogna fare, e questi adempimenti nel tempo sono cresciuti perché le esigenze di tutela del cliente e le esigenze di vario genere hanno moltiplicato l'attività e la necessità di controllo. Però c'è un'altra area che è molto importante nel mondo della trasformazione digitale delle agenzie in particolare, che è un pochino meno sviluppata a mio modo di vedere oggi, che sono tutti gli strumenti molto sofisticati di supporto alla vendita, creazione di quella vendita di consulenza con consulenza prevista dall'IDD e le tematiche anche di sviluppo di nuovi clienti e di lead generation, al di là di quella che è la classica situazione di passaparola che noi troviamo all'interno. E su questo Use Your Data si è focalizzato. Come ci siamo focalizzati? Siamo andati a cercare a livello internazionale degli attori che facessero delle cose un po' particolari, un po' diverse, con l'idea di aiutare le persone che sono di fronte al cliente per poter fare e argomentare meglio e far comprendere anche il valore dei prodotti assicurativi. Per esempio abbiamo trovato una società che aiuta a fare delle comparazioni di garanzie senza dover andare nei fascicoli informativi che sono spesso molto lunghi e molto elaborati, ma direttamente in diretta permette di far vedere quali sono i punti di forza del proprio prodotto e permette di, rispetto a questi punti di forza, di argomentare col cliente per andare a vedere se per il cliente questi punti di forza sono interessanti. E questo lo fa su delle basi oggettive, non sulla base della valutazione interna della società, ma sul fatto che esistono delle società a livello internazionale che fanno questo, danno dei punteggi, sono una specie di rating, se vogliamo, informale della qualità dei prodotti. C'è un'altra società che è interessantissima, che sulla base del fatto del dialogo che si svolge col cliente suggerisce all'operatore punti di interesse per il cliente,
e li suggerisce in maniera molto semplice, come adesso mentre stiamo parlando, per esempio, lei potrebbe vedere con questo sistema due o tre suggerimenti di cose da chiedere, da vedere sulla base di quello che io sto dicendo. E queste sono tecnicalità molto molto avanzate, molto interessanti. Io sono convinto che questi sono solo esempi, sono gli esempi che noi abbiamo trovato a livello internazionale, li abbiamo selezionati tra tanti, però ce ne sono molte molte attività sofisticate per semplificare l'attività di vendita, renderla più vicina alle esigenze del cliente e soprattutto potenziare, abilitare chi lavora in questo senso per poter essere più efficace e aumentare la propria produttività commerciale. Io credo che su questo ci sia molto da fare e sono molto contento che si incominci a ragionare, come diceva prima Walter Trevisani, sul tema del physical, quindi del fatto di dare un supporto digital molto forte alle reti di distribuzione. Insomma, lungimiranza anche può essere un'altra parola chiave, un'altra keyword da questo punto di vista. Digitale a supporto di compagnie e reti, digitale anche come abilitatore, diciamo così, di nuove partnership ed ecosistemi. Un altro spunto interessante potrebbe essere quali nuovi modelli si potranno sviluppare e saranno vincenti. Presidente Michaud, resto da lei, poi giro questa domanda anche a Dario Giovara, inevitabilmente, dato che insomma è anche un po' il suo settore. Però partiamo, rimango appunto dal presidente di User Data su questo, per questa nuova domanda. Prego, presidente. Lei intende quali modelli operativi, quali modelli di competizione e di concorrenza? Sì, direi che sono quelli. Allora, qui c'è un tema abbastanza importante, secondo me, sulla quale bisogna soffermarsi un secondo. Questa è una cosa abbastanza complicata. Tutti noi, quando vediamo una tecnologia molto interessante, siamo attratti. Decisamente. E vediamo l'IoT, vediamo l'artificial intelligence, vediamo i droni, non lo so, vediamo la blockchain, no? E la prima domanda che ci facciamo è che cosa potremmo fare, come potremmo utilizzare questa tecnologia. Questa è un po' una trappola, perché se io vado dietro la tecnologia rischio che rimanga bloccato nell'utilizzo che io posso immaginarmi di quella tecnologia e mi allontani da quella che potrebbe essere invece l'esigenza di mercato. Quello che è molto importante da fare come riflessione all'interno di qualsiasi entità economica è quello di dire in che cosa io voglio essere il migliore di tutti, dove voglio andare a sviluppare un vantaggio competitivo. Allora, partendo da questo assunto, io dove voglio, e lì devo scegliere. Nel passato, se io dirigevo un'impresa sufficientemente grande, potevo dire posso essere bravo in tutto, e perché c'erano strategie generiche. Adesso le strategie diventano sempre più specifiche, quindi io posso essere più bravo nella salute o nella mobilità oppure in un target di clientela, oppure posso essere il più bravo in un determinato ambito del processo. Pensate a Rakuten in Giappone, che è bravissimo nell'interfaccia cliente e sfrutta questa sua capacità sia per la banca, sia per l'assicurazione, sia per le telecomunicazioni. Quindi vende cose diverse perché sa gestire l'interfaccia cliente. Quindi mi devo chiedere dove voglio essere il migliore, dove voglio diventare l'assoluto leader del mercato. A questo punto vado a cercarmi le tecnologie abilitanti. Ecco, io utilizzo un gergo che però si presta ogni tanto a... che è molto più importante definire il modello di business, dove per modello di business intendo il vantaggio competitivo che io voglio conseguire rispetto a scegliere la tecnologia. La tecnologia viene dopo, la tecnologia è abilitante. Bisogna sempre pensare al fatto che la tecnologia sia un abilitatore. Quindi nel processo di definizione del proprio approccio, del proprio modello, la cosa secondo me molto molto importante è quella di andare a definire dove si vuole vincere, dove si vuole essere meglio degli altri, dove ci si vuole distinguere.
Vediamo allora, come detto, la stessa domanda la giro a Dario Giovara, direttore generale Ergo Assicurazione Viaggi. Dov'è che si vuole vincere? A questo punto mi raccodo mi ricollego al finale, diciamo così, della risposta del presidente Michaud. Prego, prego, direttore. Ma vincere, anche arrivare secondi, non è male. Quindi cercare, credo che la grande. Non siamo alle Olimpiadi, insomma. La grande difficoltà in un settore come il nostro, nel mondo assicurativo, sia veramente creare questo vantaggio competitivo. Se io guardo il mercato assicurativo comparato ad altri segmenti industriali, io penso che il segmento esca piuttosto bene diciamo, dall'impatto Covid. Quindi anche un grande evento come a livello mondiale, una pandemia, sicuramente ha avuto delle ripercussioni, ma non è stato così devastante come in altre industrie, no? Quindi, e questo è un po' nella natura del nostro business, nel senso che l'assicurazione deve avere questa caratteristica di resilienza per poter garantire supporto nel lungo termine. Questo però in termini di tecnologia poi diventa anche come si può dire, un effetto, ha degli effetti negativi, perché di fatto ostacola in qualche maniera l'introduzione del cambiamento. Allora, che diciamo che si vada verso una maggiore grado di tecnologia, questo è un dato di fatto. L'Italia, guardavo anche qua i dati, l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società che è fatto dall'Unione Europea, mette l'Italia al 25esimo posto. Noi siamo davanti a Romania, Grecia e Bulgaria, quindi siamo praticamente fanalino di coda. Quindi non siamo secondi da questo punto di vista. Non siamo assolutamente secondi, neanche terzi, neanche decimi, okay, neanche ventesimi. Un'economia grande come quella dell'Italia questo non può permetterselo, certo, no? Quindi qui ci sono due fenomeni: o siamo tutti quanti ancora analogici e delegati a carta e penna, o il sistema in sé non permette questa accelerazione del cambiamento che l'industria fa. Io cito un esempio che riguarda la nostra azienda. Chiaramente il lockdown ci ha imposto di cambiare i nostri processi interni. Avevamo un processo, diciamo, di gestione sinistri molto manuale, quindi legato ancora sulla gestione della carta, perché è chiaro che noi dobbiamo comunque raccogliere denunce sinistri per tutte le maniere. Si era pensato a, diciamo, digitalizzare questo processo, e abbiamo avuto anche con il nostro capogruppo riunioni, sentire il privacy officer, quindi grandi discussioni che non portavano a niente. Con la pandemia, tre telefonate, due, diciamo, smanettoni a lavorare intensamente, e nel giro di meno di un mese questo processo è digitalizzato. Quindi ci sono le competenze. Massimo Michaud ne è stato citato come pace setter di questo tipo di, diciamo, di iniziativa. Quindi ci sono le idee, ci sono le persone, ci sono le tecnologie. Se io guardo il panorama delle insurtech, non c'è che l'imbarazzo della scelta nel poter scegliere qual è la tecnologia, qual è il segmento, qual è la soluzione digitale migliore, col rischio, come diceva il dottor Michaud, di innamorarsi del giocattolo e di perdere di vista poi, diciamo, cogliere il bisogno. Quindi sicuramente bisogna, i due effetti sono cercare di, adesso magari non è la parola giusta, combattere un po' le resistenze del sistema a questo tipo di cambiamento, oppure interrogarsi se il sistema assicurativo possa veramente permettersi di accelerare così velocemente quanto, diciamo, la domanda ci sta chiedendo, e lavorare moltissimo sulla base delle tecnologie e sulle partnership, che sono di fatto, quindi, lo scambio accelerato di informazioni, di beni e di servizi, no? Nel nostro piccolo segmento il concetto va da tradizionale polizza di assicurazione viaggio comprata dalla famiglia che vuole andare in vacanza negli Stati Uniti, sì, a un servizio di concierging che viene offerto a chi comunque si allontana da casa. Quindi se ti vengo a bagnare i fiori, piuttosto che gestisco la sicurezza della casa, piuttosto che gli animali che restano a casa, piuttosto che l'assistenza agli anziani e così via, no? E questo ovviamente può avvenire non essendo bravi in tutto, perché un'azienda, specie lavorando nelle nicchie, non può strutturarsi in maniera così profonda, ma abilitando delle collaborazioni con sfruttando, diciamo, questo florido mercato e florido segmento delle insurtech,
che viene ben catalizzato dall'associazione dell'Italian InsurTech Association, recentemente creata nel 2019, che si promuove proprio di andare a, diciamo, a accelerare e a innovare la mentalità di tutti quanti gli operatori. Perfetto, io direi che abbiamo affrontato, direi, tutti i punti interessanti, insomma, per ricollegarci appunto al nostro titolo, insomma, The New Insurance Era verso un'assicurazione antifragile. Abbiamo ancora una ventina di minuti, siamo perfettamente in linea coi tempi, quindi io direi che possiamo concentrarci su strategia e modelli futuri, premesso che probabilmente life is now, come diceva una vecchia pubblicità, nel senso che il futuro è adesso, però all'interno di un panorama in cui l'unica costante sarà l'incertezza, i risultati e gli obiettivi rimangono a oggi spesso in una visione a breve termine. Da dove partire invece per sviluppare strategie a medio-lungo termine e che possano dare vita a modelli, torniamo a un'altra keyword della chiacchierata di oggi, modelli di business che non solo aiutino le compagnie a fronteggiare situazioni di emergenza, ma che le possono spingere e spingere a crescere e crearsi un reale vantaggio competitivo. Direi che possiamo rimanere su questa domanda, su questi concetti per ciascuno dei nostri ospiti. Poi magari sarà, insomma, interessante vedere a che cosa, a quali magari concetti e quali passaggi l'uno si ricollegherà eventualmente all'altro. Cominciamo, ritorniamo dall'amministratore delegato di Poste Assicura e direttore generale di Poste Vita, Maurizio Cappiello. A lei la parola. Sì, grazie. Grazie perché questo è un tema importantissimo, io lo sento e lo sento moltissimo, perché non ci dobbiamo nascondere dietro a cose che non sono vere. Noi manager molto spesso siamo portati e spinti a fare risultati a breve, e questo spesso toglie la visione a medio-lungo termine. Parlo in generale, non per il mio caso, evidentemente. Quindi bisogna avere veramente la capacità di poter creare all'interno delle aziende una filosofia, un approccio dove ci sono persone dedicate a pensare al cambiamento, cosa accadrà fra 5, cosa accadrà fra 10 anni e forse anche un po' più là. No? Non è un caso che noi assicuratori ci sentiamo da 10 anni hanno incominciato a bombardarci di come cambierà il mondo dell'assicurazione RC auto quando arriveranno, no, le auto a guida autonoma. Certo, che spesso vengono confuse con le auto a guida assistita, che sono quelle che alcune compagnie automobilistiche hanno già messo sul mercato. Sono due cose diverse, mi scusi, l'ho interrotta. Sì, no, ma vede, è un concetto, non voglio toccare argomenti che non sono miei e che non sono neanche di questa nostra occasione di scambio di opinioni, però è la capacità che spesso manca di quello di guardare a medio-lungo termine in tante situazioni, e questo crea problemi al paese, crea problemi alle aziende, perché ci focalizziamo a gestire quello che c'è adesso. E quindi dicevo, dobbiamo avere la forza di creare questi team con giovani, fuori da tutto, fuori da ogni schema, anche, come diceva il dottor Michaud, fuori dalla preoccupazione di farci condizionare dai sistemi a quello che devo fare. Non è il sistema, non è la digitalizzazione che ci deve dire cosa fare, ma siamo noi che dobbiamo utilizzare quei sistemi per fare ciò che vogliamo e dove vogliamo andare. Poi se arriveremo primi o secondi lo diranno i clienti, se arriveremo primi o secondi lo diranno i risultati della capacità di seguire i clienti nel momento del bisogno. E questo è un argomento che si potrebbe trattare anche in tantissime ore di discussione, perché è il cuore di quello che è il cambiamento, è il cuore di quello che è importante creare per essere antifragili, come è il titolo della nostra conversazione. Solo in questo modo noi riusciremo ad anticipare i tempi, anche avendo il coraggio di avere degli insuccessi,
ma i manager spesso, e io lo devo dire, non parlo degli altri, hanno timore degli insuccessi, perché se c'è l'insuccesso forse mi può accadere qualcosa. Questo è un freno culturale, è un freno, è un approccio che rallenta quello che può essere il cambiamento. Dicevamo che ci sono da anni sistemi, insurtech, no? A volte il timore di dire ma faccio una cosa ma non va bene, no, non bisogna avere timore, bisogna avere il coraggio di cambiare e di provare, bisogna avere il coraggio di pensare che le cose nuove poi andranno a regime e daranno una risposta ai bisogni dei clienti. Io termino questa riflessione, se me lo consentite, facendo riferimento a un recente viaggio che mio figlio ha fatto, è andato a visitare il museo di Maranello, lui è un appassionato di Formula 1 e mi ha portato una frase di Enzo Ferrari. Io l'ho messa, no, nel mio studio. Enzo Ferrari diceva: il futuro è sempre nelle mani di chi lo sa anticipare. È stupenda, l'ha scritto un grandissimo uomo che credo che tantissimi di noi amino per il solo fatto di averci regalato una scuderia conosciuta in tutto il mondo. Com'è il futuro è nelle nostre mani ed è il futuro di chi lo sa anticipare e di chi non ha paura ad anticiparlo. La frase è meravigliosa, dov'è che l'ha appeso esattamente? Insomma, l'ha incorniciato? Com'è che l'ha... Ce l'ho nel mio studio qui, nel mio ufficio non si vede. Ma è incorniciata? È incorniciata in qualche modo, l'ha appesa meno? Sì. Ok, sì, sì. Okay. Bellissima. Chiedo scusa per questa mia curiosità malsana, no, ma insomma no, prego. mi ha incuriosito in effetti. Allora, bello peraltro che insomma ci sia ancora qualcuno che si appassiona alla Formula 1, non che non ce ne siano, però effettivamente è una disciplina che ha perso un po' di appeal in qualche modo rispetto magari agli anni passati. Sarà colpa di Hamilton, chi lo sa, però non è questo ovviamente la sede opportuna. Giro la stessa domanda come anticipato anche a Walter Trevisani, che ricordo con direttore generale gruppo Cattolica Assicurazioni. Prego Trevisani. Quali strategie per quanto riguarda il futuro? Innanzitutto dobbiamo ricordare che noi siamo arrivati a questo punto con una situazione economica che era già in the edge, come dicono gli inglesi. Venivamo da 10 anni di crescita economica sostenuta da un basso costo del denaro e dalla disponibilità di risorse energetiche a prezzi competitivi. Questo aveva alimentato anche degli stress strutturali come l'eccessivo indebitamento che in questo momento si fanno sentire e mordono ancora di più. Nel corso dei prossimi anni da più parti si sente dire che assisteremo ad un'autentica rivoluzione copernicana in 5 ambiti fondamentali. Rivoluzione copernicana prodotta ancora una volta dalla tecnologia. E questi ambiti sono l'information, il food, l'energy, il material e il transportation. La tecnologia potrà giocare un ruolo molto importante anche nell'evoluzione dell'assicurazione, sempre in chiave ancillare, come diceva Massimo Michaud prima. La tecnologia ci darà la possibilità, per esempio, di eliminare i tempi morti. Elimina i tempi morti sostituendo i controlli analogici con i controlli digitali. È come se la nostra attività non avesse più tempi di chiusura e quindi ci sia la possibilità di assistere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il nostro cliente. Diventeremo e dobbiamo diventare compagni di viaggio dei nostri assicurati, dei nostri clienti e offrire opportunità e soluzioni anche innovative attraverso un utilizzo di strumenti che la tecnologia ci metterà a disposizione. Tra queste le polizze behavioral piuttosto che le polizze parametriche. Sostanzialmente credo che le strategie fondamentali alle quali dovremo informarci devono soddisfare una serie di condizioni. Dovremmo creare delle nuove asset class, magari riflettenti le nuove configurazioni che la tecnologia porterà nei settori cui citavo prima,
per dare rendimenti e stabilità sia ai risparmi che ai fondi pensione. E le soluzioni assicurative dovranno essere più semplici, più intelligibili, ad elevato contenuto digitale, e la nostra attività molto presumibilmente dovrà diventare parte integrante di ecosistemi. Già oggi gli ecosistemi, le sette aziende più grandi al mondo, e tra queste cito Alphabet, Amazon e Microsoft, fanno parte di ecosistemi. Io credo che l'industria assicurativa ad un certo punto si dovrà inserire nell'ambito di questi circuiti che, secondo McKinsey, in 10 anni genereranno oltre il 30% dei ricavi globali. Perfetto, grazie a Walter Trevisani appunto per questa sua analisi, insomma, sulle strategie e sui modelli futuri. Lo ribadiamo, insomma, quanto sono importanti lo sono e come, perché siamo in un panorama appunto in cui l'unica costante è incertezza e volatilità, insomma, parlando anche di mercati che seguiamo quotidianamente anche qui su sulle fonti TV. Dunque, i risultati e gli obiettivi che rimangono oggi spesso una visione a breve termine. E allora stiamo cercando con l'aiuto dei nostri ospiti di capire quali saranno, da dove partire per sviluppare strategie a medio e lungo termine che possano dare vita a modelli di business che non solo aiutino le compagnie a fronteggiare l'emergenza, ma a che le possano spingere a crescere e a creare un reale vantaggio competitivo, l'antifragile che vedete nella scritta qui sotto. Insomma, crescere in fase di volatilità sicuramente e di incertezza è complicato. E allora qui adesso vado da Massimo Michaud, che, come non ha ricordato, più che lui sono stati gli altri in qualche modo a segnalare quanto, insomma, ci sia stata lungimiranza da parte sua nel corso degli anni su specifici obiettivi che poi effettivamente si sono rivelati tali. E allora, presidente di User Data, Massimo Michaud, a lei la parola. Abbiamo qualche problema, forse la interrompo, presidente, perché mi sa che deve sbloccare il microfono, forse l'aveva giustissimo silenziato. Sì, no, volevo chiarire una cosa, perché spesso si ha tendenza a identificare su una persona le cose che succedono. In realtà le cose vengono sempre portate avanti da team e da gruppi di persone. Se tu hai la fortuna in quel momento di dirigere una società, dicono che sei stato tu a essere intelligente, ma in realtà non è vero. La vera verità è che c'è un sacco di gente che ci lavora, che sono gente brava, capace, e che magari hai anche fortuna, tu sei anche abbastanza incapace, ma gli altri sono talmente capaci che alla fine ti fanno risultare capace. Scusatemi questa considerazione. Io ho una... Vorrei ripartire un attimo dalla frase di Enzo Ferrari, perché mi sembra molto molto importante in questo momento. Io vedo attorno a me della gente che si guarda intorno un po' spaventata e che dice: vabbè, c'è questo gran problema che aspettiamo per capire cosa succederà, e via dicendo. Secondo me questo è l'atteggiamento più sbagliato in questo momento, perché questo è un momento difficile sicuramente, ma in cui si costruisce il futuro, e lo si costruisce facendo, no? E scegliendo e facendo. Quindi secondo me ci sono tre imperativi: l'imperativo della sperimentazione, l'imperativo delle partnership e l'imperativo della scelta. L'imperativo della sperimentazione è quello di cui parlava prima Maurizio Capiello. Se non si mettono in parallelo tutta una serie di sperimentazioni, nei limiti delle risorse disponibili, ovviamente non è che si può far tutto, certamente sarà molto difficile ottenere risultati. Quindi se bisogna cominciare ad agire, e bisogna provare cose diverse. Su 10 cose, 2 funzioneranno, le 2 che funzioneranno ripagheranno le 8 che non hanno funzionato. Se non lo si fa e si aspetta di capire tutto, di avere un quadro completo e via dicendo, chiaramente il mondo si sta muovendo talmente velocemente che si rischia di rimanere bloccati. Il tema delle partnership, di cui parlava Dario Giovara, è importantissimo. Non si può pensare, non si può più pensare di fare tutto da soli. C'è troppa carne al fuoco, ci sono troppe cose che stanno succedendo nello stesso momento. E quindi ho bisogno delle partnership. Io vedo molti errori nelle partnership con le startup che sono dovuti a una sottovalutazione della differenza culturale, per dirlo in maniera aulica, in realtà un non allineamento di interessi. Spesso un imprenditore in startup è interessato a un po' l'immagine di Zuckerberg, no? Ed è interessato a diventare
il più possibile cliccato e creare del traffico sul suo sito. Se gli si danno dei soldi, tendenzialmente li investirà in sistemi per moltiplicare la presenza nella rete, per cercare di ottenere un'attenzione particolare dei flussi. Questo per un'impresa tradizionale è una cosa che non piace tanto, perché di solito genera costi e non sempre genera ricavi. Io credo che le migliori collaborazioni e partnership si fanno sul lato commerciale. Quando identificato un servizio che si ha, che è una donna importante di quello che si sta svolgendo, si dà alla partnership la possibilità di avere un'area test, un gruppo di clienti con cui lavorare. In questo caso l'imprenditore non è più nel mood di dire ma io so quello che devo fare e tu e comunque sono moderno, penso, capisco più di te, tu non hai l'esperienza perché sei troppo vecchio e cose di questo genere, ma nel mood di dire è meglio che servo bene il mio cliente, perché se no, se questa cosa ha successo, dall'area test io avrò magari accesso domani a tutta la sua base di clientele. Il grosso vantaggio dell'incumbent, delle compagnie di assicurazione nel nostro mercato, è che hanno un numero di clienti straordinario, e quindi nel momento in cui aprono un accesso a un partner su questa base di clienti, ovviamente con le dovute precauzioni, di fatto ne fanno la fortuna economica. E questo è un grande, grande punto di vantaggio per poter mobilizzare le partnership e moltiplicare la sperimentazione. Se vado troppo lungo mi fermi. L'ultimo tema è il tempo delle scelte. Allora, sulla scelta noi abbiamo sviluppato una cosa che chiamiamo in maniera un po' così strategic option board, cioè quali sono le opzioni strategiche che oggi si offrono. Ho già parlato della differenza della scelta delle aree di offerta, oppure delle fasi del processo, oppure dei target, e non voglio dilungarmi su questo, però vi faccio solamente un esempio. In termini di scelta delle applicazioni, oggi sappiamo che la tecnologia nel mondo assicurativo ci può sostanzialmente aiutare per tre grandi cose. Uno, per migliorare la qualità delle decisioni di underwriting, di pagamento dei sinistri, di gestione della frode. Uno, per poter efficientare i processi, uno, per poter migliorare la customer experience. Senza necessariamente rinunciare a nessuna di queste aree, è molto importante decidere, per esempio, una delle opzioni è quella di decidere su quale di questi ambiti puntare più particolarmente, su quali tenere particolarmente sotto controllo, su quale si vuole. Ritorno al discorso di prima mi sono forse spiegato male, non è una questione di vincere per diventare i primi, secondi, terzi, va benissimo, ma è una questione di porsi l'obiettivo di diventare veramente distintivi su qualcosa che si ritiene fondamentalmente importante per il mercato. E quindi il tempo delle scelte significa il tempo di andare a scegliere in che cosa si vuole essere particolarmente distintivi attraverso un processo strutturato che non tralasci il resto, ma che comunque mette la sufficiente enfasi su un determinato modo di stare sul mercato. Questo io chiamo modello di business. No, ha fatto bene a specificare, ma insomma era stato chiaro, per carità. Per ricollegarmi all'inizio del suo ragionamento, in cui diceva no alla filosofia aspettiamo e vediamo, questo insomma vuol dire che da questo punto di vista bisogna depennare, ma io sono d'accordo, l'espressione staremo a vedere dal nostro vocabolario, che anche nel nostro settore. Oppure se mi consente, andrà tutto bene. Io non sopporto questa espressione. Io trovo che andrà bene se ci tireremo sulle maniche. Sicuro, anch'io da questo punto di vista sono d'accordo. Chiudiamo insomma la nostra carrellata appunto di focus e di view strategie e modelli futuri con Dario Giovara, direttore generale Ergo Assicurazione Viaggi. Prego, direttore. Ma guardi, il mio pensiero, mi raggancio un po' e cerco di fare una chiosa conclusiva e capire come coniugare questi le nostre strategie nel futuro. La mia preoccupazione più grande resta, come si può dire, la perplessità sul sistema assicurazione tradizionale. No? Io sono anche, avevo questa idea qua che
diciamo, noi lavoriamo moltissimo con delle business school per cercare di avere giovani talenti che possano, diciamo, portarci idee nuove, comunque avere attingere a risorse, diciamo, di primo livello. E la difficoltà è sempre quella: quando ci presentiamo come compagnia di assicurazione, il grado di interesse crolla clamorosamente, no? Dobbiamo prendere atto che l'industria assicurativa non è un'industria sexy, no? Nel senso, i giovani vanno nelle private banking, nelle insurtech, in molti altri settori, ma non sono ancora, diciamo, non siamo ancora stati capaci come assicuratori di attrarre questi giovani talenti, no? E temo che, appunto, questa tendenza al come si può dire, all'autoconservatorismo sia ancora una malattia che ci pervade, no? Anche grazie ai risultati che comunque stanno un po' caratterizzando il mondo assicurativo. Io ho un amico che lavora nel tessile e quando parlavamo un po' delle crisi diceva: sì, due anni fa ho perso il 50% del fatturato. Gioco per bacco, no? E quest'anno perderò un altro 50%, quindi vuol dire da 100 questo è sceso a 25% di fatturato, no? E ne parlava come un male necessario, una vicissitudine aziendale, e mi raccontava come reagire, no? Se io faccio lo stesso discorso a colleghi assicurativi, magari parliamo della combine ratio che si è mossa dal 98,5 al 97,9, quindi cambiamenti secondo me non così significativi. Sì. E quindi qua il tema del coraggio del cambiamento, secondo me, diventa fondamentale, no? Parlando di efficienze, al di là di trovare le sinergie di costi nel diciamo, ottimizzare una tecnologia piuttosto che un'altra, bisogna capire se, non so, l'integrazione che noi ci facciamo è: costa di più gestire un processo sinistro in modo tradizionale oppure gestirlo completamente in automatico, quindi qualsiasi richiesta viene pagata e sopportare il costo della frode. Quindi è più conveniente per un'azienda gestire, diciamo, sopportare il costo della frode potenziale, o gestire, diciamo, una struttura tradizionale del mondo dei sinistri, no? Considerando anche che adesso con l'attenzione che c'è sui reclami da parte dei istituti di vigilanza, la sensibilità degli assicuratori è molto, diciamo, molto cambiata in questo tempo qua, no? E questo secondo me vuol dire parlare di efficienze. Nel senso della distribuzione, ovviamente chi ha, faccio l'esempio del dottor Cappiello, chi ha una rete di 13.000 agenzie ha sicuramente una rendita di posizione molto importante. La mia domanda di fondo è: io devo cercare di intercettare quelli che non vanno nelle 13.000 agenzie, no? Quindi inventarmi qualcosa e poter intercettare tutta la popolazione. Chiaro. Che non accede per scelta, per decisione, a quelle 13.000 agenzie, no? E il terzo punto, secondo me, per quanto riguarda il discorso della partnership, anche qua bisogna avere un po' di umiltà nell'imparare da altri settori. Il settore assicurativo è un settore anche molto autoreferenziale, ci sono pochi manager che arrivano da altre industrie. Normalmente noi siamo esperti del settore ed è anche molto difficile per noi che diciamo, lavoriamo in assicurazione, poi essere magari traslare, portare le nostre esperienze in altri settori. Qui bisogna essere molto umili, cercare di aprirsi al cambiamento, imparare, fare sperimentazione in diretta, quindi cercare di mettere in piedi delle iniziative, e quindi di correre dei rischi, anche perché poi siamo poi assicuratori alla fine della fiera, e cercare quindi di, attraverso queste tre aree, quindi efficienza interna, miglioramento della distribuzione e creazione di partnership, portarci molto molto più vicini al consumatore finale. Cambiamo allora l'hashtag per ricollegarci al discorso di prima: andrà tutto bene, ci rialzeremo, forse era un'espressione migliore, magari con l'obiettivo di farlo più forti di prima. E allora io ringrazio i nostri ospiti per questo main event, per questa tavola rotonda, che speriamo abbia potuto mettere sul tavolo argomenti interessanti e di sicuro utilizzo e di sicuro assimilazione, insomma, per quello che succederà appunto da qui alle prossime settimane, alle prossimi mesi sul comparto appunto assicurativo, essendo questa la TV Week Assicurazioni e Risparmio organizzata dalle Fonti TV. Grazie ai nostri ospiti, allora, che torno a salutare e a ringraziare per essere stati qui con noi. E allora, Maurizio Cappiello, amministratore delegato Poste Assicura e direttore generale Poste Vita, grazie e a presto. Grazie a voi, a presto, grazie. Buon proseguimento e grazie davvero a Walter Trevisani, con direttore generale Gruppo Cattolica Assicurazioni.
Grazie, grazie mille, arrivederci. Buon lavoro a Massimo Michaud, presidente Use Your Data e Cineas. Grazie mille, grazie del vostro invito. Un ringraziamento anche ovviamente a Dario Giovara, direttore generale Ergo Assicurazione Viaggi. Buon fine settimana anche a tutti voi. Grazie, grazie ai colleghi e buon fine settimana a tutti quanti. Noi ci fermiamo per un break pubblicitario. Al rientro, attenzione perché sono usciti dati macroeconomici importanti e poi ci concentreremo per l'ultima mezz'ora su quello che è accaduto ieri alla Banca Centrale Europea e ovviamente gli scenari che si aprono per dicembre, anche prendendo spunto da quello che accadrà dalle elezioni americane e anche in ambito di decisioni sui tassi di interesse e nuove munizioni da parte della Fed, perché dopo la BCE ovviamente ci sarà la Fed che si riunisce settimana prossima, tra poco.